shopping compulsivo. Siamo qui quest'oggi per video recensire insieme un altro videoproiettore. Un altro videoproiettore della Apeman, e il modello superiore a quello che abbiamo già recensito potete trovare fra gli altri miei articoli. È un 4500 anzi lumen rispetto all'altro, un attimino più potente, infatti anche il prezzo lo sta a dimostrare. Questo qui ho pagato 129 euro al momento. Ha come risoluzione un 1080p, contrasto 3001, 720p come risoluzione nativa. Vabbè, 50.000 ore di durata della lampada, ma tanto nessuno starà mai a dire o vedere quanto durerà la lampada, che lo lasceremo lì. Allora, lo andiamo a scartare insieme, come al solito, poi lo buttiamo sulla parete, lo proviamo e vediamo un attimino insieme cosa ne pensiamo. Ho già visto che qui hanno inserito lateralmente un bigliettino di saluti, come dice qua... Fai logon nel tuo account Amazon, share your happiness of your great using time, quindi lascia una recensione, qui dice 5 stelle e poi dici quale prodotto vuoi in omaggio via email. Va bene, adesso lasciamo perdere queste solide cose e andiamo ad aprire qui la scatola del nuovo videoproiettore. Vediamo se cade qualcosa. Qui abbiamo la prima scatolina con tutti gli accessori. E qui abbiamo copertura, manuale di istruzioni fatto con mo' di Bibbia, rilegata e con 8 miliardi di lingue, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e giapponese. Giapponese questa volta, non cinese. Ottimo. Poi abbiamo... il videoproiettore in sé per sé. L'hanno chiuso anche con un po' di scotch. Andiamo a rompere lo scotch. Andiamo a guardarlo da vicino insieme. Allora, il tappo copri-lampada è in plastica dura, non in gomma come gli altri. La levetta per la messa a fuoco mi sembra bella stabile. Il keystone qui è sempre soltanto verticale. Da questa parte cosa abbiamo? Abbiamo l'ingresso per le cuffie, l'uscita audio video micro SD questa volta, interessantissimo. Adesso provo a metterci la micro SD di qualche video appena fatto con il drone. Due HDMI e una porta USB. Girandolo abbiamo alle spalle, cosa molto molto bella, il ricevitore infrarosso, la porta VGA e avanti abbiamo l'altro ricevitore infrarosso. Qui sotto abbiamo scritto due frasette di rito del tipo Digital Projection, modello LC550, dice il power input dai 100V a 240, 1,5A, solite cose, nulla di più, nulla di meno. A questo punto ci avviciniamo, lo guardiamo ancora un secondo insieme da vicini, poi lo colleghiamo e lo proviamo insieme. Quindi ci vediamo fra un istante. Eccoci qui con il mio mini cavalletto solito, il videoproiettore, con la parte che lanciamo, col tappo che cade, con la carta che lanciamo dall'altra parte, e guardiamo insieme com'è fatto. Vi avvicino soltanto un attimino con lo zoom, in modo tale da farvelo vedere un attimino al meglio di sé. Dopodiché andiamo a guardare qui la scatola degli accessori, o la scatola dei segreti, come la chiamerebbe chiunque altro. Cosa abbiamo qui all'interno? Un pezzo di plastica vuota, bello. Poi il cavo HDMI, che in questo momento non ci serve perché lo collegherò semplicemente qua, il cavo d'alimentazione e il cavo jack to DIY per collegarlo a una sorgente video analogica e non digitale. A questo punto possiamo ancora andare avanti. Lo prendiamo, lo giriamo, lo mettiamo tutto sopra. Qui su questo modello non è come gli altri che ha la vite fissa per il treppiedi, questo qui devi per forza togliere il piedino. Altri modelli hanno la vitina qua da svitare per mettere sul treppiedi, questo qui lo hanno previsto un po' di meno. Eccoci qui, allora siamo, questo è il telecomando, siamo di fronte alla mia solita parete celestina e andiamo ad accendere il videoproiettore. Come al solito ha il keystone spostato lateralmente perché sono messo sul fianco. Adesso abbiamo tutti i faretti accesi,
quindi non soltanto le luci ambientali ma anche i faretti. Andiamo a selezionare la lingua italiana, vediamo che comunque è molto veloce il menu. Qui abbiamo foto, musica, film. Io voglio proprio fare il provocatore mettendo una memorietta con dei video che ho appena registrato con il drone e vedere un attimino se riusciamo a farglielo vedere. Non sopportato. Sto parlando di semplicissimi file presi dal drone, eh? Nulla di che. Andiamo a cambiare il source, andando a collegarlo alla DV Academy 1 e abbiamo già aperto e collegato il bellissimo Fire Stick. Andiamo a vedere come al solito. Adesso spengo anche le luci, eh? Iniziamo a spegnere i faretti per vedere. Ok, in questo momento è un appartamento normalissimo, una casa normale con un'illuminazione normale. Ripeto, il keystone purtroppo non ci aiuta, però lo posso mettere centrato così e notiamo una bella luminosità e risoluzione. Spegniamo anche la luce di casa, lasciamo accesa soltanto quella dell'ingresso e vediamo insieme come ad 1,5 metri riusciamo ad avere un'immagine nitida su una parete celeste non fatta apposta. L'audio non c'è, tanto a volte è talmente penoso da essere non essere preso in considerazione. Andiamo ancora un attimino indietro, andiamo a prendere un altro video. Questo qui è un altro videoproiettore, il Didar, anche lo video recensito da poco, e comunque i colori sono molto nitidi. Dietro questo ci vediamo fra un istante. Eccoci qui amici. Allora, purtroppo abbiamo dovuto scartare l'idea del cavalletto perché questo videoproiettore ha la vitina sulla punta e quindi con un peso importante, comunque abbastanza pesante, adesso non mi ricordo quanto di specifico, ma con il suo peso mi faceva inclinare il cavalletto e non mi faceva sentire sicuro. Il videoproiettore in sé per sé è un bellissimo prodotto. Lo possiamo ancora vedere qui in riproduzione. Si può vedere anche a minima distanza. Un attimino dall'altra parte l'ho messa a fuoco. L'ha messa a fuoco, siamo più o meno a 0,5 metri. E la risoluzione c'è. Purtroppo questo modello non permette di collegare tre piedi, come dicevo prima. Però mi accontenterò. Abbiamo visto che i formati non sono supportati, quindi non riesce a vedere qualsiasi tipo di formato. La plastica è decisamente buona, mi piace rispetto agli altri, sicuramente qualitativamente migliore. Per me è un like. Adesso vi saluto, grazie per essere stati con me anche questa sera. Quindi vi auguro una buona serata a tutti e ci vediamo. Ciao!